lactate tolerance. Quindi andiamo a fare un allenamento basato sull'ERG mode, quindi impostiamo la nostra macchina o comunque la nostra cicletta, il nostro spin bike manuale. Nel mio caso è una Bluetooth, quindi ho un'applicazione che mi regola la potenza in base a quello che è l'esercizio. Incominciamo con 10 minuti a 174 watt. Io ho impostato il mio FTP a 231 watt. Adesso nel corso dell'allenamento approfondiremo, avremo tempo anche per capire, per parlare e per divertirci. Allora, parliamo intanto di questo allenamento. Dura circa un'ora e 8 minuti, anzi dura un'ora e 8 minuti. L'allenamento vuole aumentare la nostra zona di lattato, quindi la gestione dell'acido lattico, sono 6 picchi poco sopra il nostro FTP. Cos'è il nostro FTP? Il nostro FTP è la potenza media massima che noi riusciamo a sviluppare in 20 minuti, quindi ci sono degli allenamenti specifici, test, che ci consentono di fare questo tipo di valutazione. Se non hai gli strumenti per poter fare questa valutazione, ad esempio un misuratore di potenza, che è l'unico strumento affidabile, o nel nostro caso una spin bike che ha integrato un misuratore di potenza. Quindi cominciamo più dall'aria, sto parlando un po' troppo. E dicevamo, in questo momento facciamo un incremento di 10 minuti da 100 watt a 174 watt. 174 watt è l'80% della nostra potenza media, del nostro FTP. Se non hai un riferimento, possiamo basarci sui colori delle zone. Zona 0, quindi zona di recupero, zona di riscaldamento, quindi tutto quello che sta al di sotto del 50% del nostro FTP. La Z1, chiamiamola zona bianca. La Z2, chiamiamola zona verde, verdina. La zona 3, zona verde. La zona 4, gialla. Z5, arancione e rossa. Quindi cosa facciamo? In questo allenamento partiamo dal riscaldamento, quindi in zona bianca, poi andremo in zona verdina, faremo un attimo di recupero per poi iniziare a spingere nelle zone arancioni del nostro allenamento. Il lattato, l'acido lattico, bisogna sapere, questo esercizio serve per far abituare il nostro organismo a smaltirlo. Quindi se hai una macchina analogica, quindi con la regolazione manuale, diciamo che se stiamo guardando una scala di valore da 1 a 10, in questo momento dovremmo regolare intorno al 3. Una pedalata molto facile, che è la zona di riscaldamento e di recupero. Per darti un riferimento, la zona gialla di cui parlavamo prima è la zona che gravita intorno al nostro FTP, quindi quello che noi riusciamo a mantenere per lo sforzo per 20 minuti. Nel tuo caso cosa può essere? Provaci. Potrebbe essere una zona del tuo strumento, se di regolazione da 1 a 10 può essere intorno a 6, 7, anche 5, o quello che è. Questo allenamento si sviluppa il lattato e ci darà un buono spunto per bruciare anche un po' di calorie. Stimo, in base a questo esercizio, in base al volume di quello che stiamo generando, nel mio caso stimo di bruciare in un'ora e 10 tra le 5 e le 700 calorie. Dopo, alla fine del nostro allenamento, vediamo se la mia stima è approssimativa, ovviamente, perché 200 calorie non è poco, da 5 a 700 barra il 40%, quindi è una stima molto
approssimativa, direi più sulle 600. Ecco, dicevo, se c'hai uno strumento manuale, idealmente potrebbe essere interessante installare un sensore di cadenza. Cos'è un sensore di cadenza? È un sensorino, si trovano a pochi euro su Amazon, ti metto un link in descrizione se ti può essere utile, che si attacca alla pedivella della nostra bici, spin bike, ciclette, quello che è, e serve per la cadenza delle ripetizioni, quanti giri si fanno al minuto. È un buon punto di riferimento, è la bici per l'allenamento. Se non è la potenza e non è la cadenza, non puoi capire come ti stai allenando. Si può connettere al telefono, a un orologio sportivo, quello che vuoi. In questo momento siamo a 82 di cadenza, 98, 99 di arthrite. Stiamo generando 155 watt. E sono trascorsi solo 6 minuti. Un paio di minuti, ma stiamo incrementando ancora, eh? Con i pesi questa fase è una salita che ci porta dai 100 ai 175 watt, quindi dovresti in questo momento, che manca 2 minuti, alzare la tacca della durezza del tuo strumento, della resistenza. La mia, come dicevo, funziona in RG mode, quindi automaticamente regola la potenza in base a quello che sto facendo e in base a quello che è l'esercizio programmato nell'applicazione della macchina. Mancano solo 59 minuti. Venti secondi e incrementiamo, andremo in zona verde. Allora,
adesso che siamo un minutino di recupero e poi passiamo in zona arancione, eravamo in zona verde, scusatemi, e verdina, anzi, azzurrina, chiamiamola così, quindi Z2, giusto per capirci. Adesso siamo in Z1 a 127 watt, mancano 30 secondi e poi andremo in zona arancione. Zona arancione è al di sopra il nostro FTP, in zona 4. Eccoci qua. Adesso facciamo un minuto a 256 watt, quindi in questo caso se il tuo FTP che abbiamo indicato prima come valore 5 o 6 deve aumentare di un attacco la resistenza. Siamo a 85 RPM, 261 watt, il cuore è salito a 105. Stiamo generando all'interno dei nostri muscoli del lattatio, dell'acido lattico, e questo allenamento parte proprio in picchi alti, bassi, ripetizioni che servono per farci abituare a smaltirlo nel più breve tempo possibile. Adesso recuperiamo per un minuto, abbassiamo la nostra resistenza in zona facile. Questo non è un microfono, le cuffie della musica. Basta, adesso andiamo in zona verde a 195 watt, quindi siamo intorno all'85% del nostro FTP per 3 minuti. Quindi se il nostro FTP abbiamo stimato essere al 50% della resistenza della nostra macchina, scaliamo di un punto di resistenza. La cadenza è sempre tra gli 80 e i 90. Se hai il riferimento della potenza, i nostri watt generati, poi un valore interessante ovviamente da calcolare, che è molto interessante per i nostri allenamenti, è la potenza al chilo, o meglio watt chilo.
In questo momento stiamo sviluppando 189 watt, 190 watt e abbiamo un rapporto di 2,7 watt chilo. Nel mio caso 70 kg, siamo lì. È un parametro molto importante di valutazione. Sono tutti i riferimenti che uno ha per sapere come sta andando la sua progressione, perché progredire è alla base di tutti gli allenamenti, nella salute, nei risultati, nel fitness, se devi perdere peso. L'importante è sempre crescere. Adesso recuperiamo. 2 minuti di recupero, 50% di FTP, quindi zona di recupero, zona franca. Non rallentiamo la cadenza, diminuiamo lo sforzo. Se hai qualche commento, qualche informazione da chiedere, qualche suggerimento, scrivilo nei commenti. Cerchiamo di capire insieme come posso migliorare io per aiutarti. O se ti posso suggerire qualche allenamento, o se hai qualche allenamento che ti può interessare, magari ti linko se l'ho già creato un video, oppure ti faccio un video apposito. Chiedi, mettimi magari un like e iscriviti al canale. Dammi una mano ad aiutarti. Un minutino e partono una serie di 3 ripetizioni in zona arancio. Ci ricordiamo, 250 watt. Queste qua saranno un po' più lunghe di prima, saranno da 3-4 minuti, adesso vediamo nel dettaglio. Non avere fretta di conoscere quello che arriva. Fretta nell'endurance non paga. Dai, 30 secondi. 15 secondi, non 30. Dieci. Cominciamo magari a alzare la cadenza per evitare impatti troppo onerosi nel confronto dello sforzo. Manualmente andiamo su uno sforzo 7. Eccolo qua che è arrivato. 267 watt, 90 ripetizioni al minuto, 107 heart rate, 3,6 watt chilo. Il nostro esercizio a 245 watt per 3 minuti. Sono le 3 ripetizioni attuali. Segui ogni ripetizione a 3 minuti e seguito da una zona di recupero di 2 minuti. Sono 2 blocchi, le 3, uno al centro, un buon periodo di endurance a una potenza medio-bassa. Ma poi lo vediamo, non abbiamo fretta, come abbiamo detto. Forza!